Oggi Lebettino di Firenze ha detto una frase: ci metto la faccia. Lui ci mette la faccia, ma gli italiani ci mettono il culo tutte le volte. Grillo circondato dai consiglieri comunali e regionali che hanno denunciato negli ultimi mesi le irregolarità nelle procedure di assegnazione degli appalti per l'esposizione universale. Ricorda che solo 2 mesi fa, insieme ai parlamentari 5 Stelle, aveva visitato il cantiere dell'Expo, accompagnato proprio dal general manager di Expo in carcere, Angelo Paris. No, ma noi facciamo un po' di fiato sul collo, non è che vi dovete offendere. Veniamo ogni tanto lì e guardiamo due occhiattine. Alla luce degli arresti e della nuova Tangentopoli, Grillo oggi traduce quel fiato sul collo in una richiesta chiara. C'è una rapina in corso, c'è una rapina in corso, che lavori prendi? O entri agli arresti o finisce lì la cosa. Noi andremo avanti per la nostra tesi, che deve essere fermato tutto. Caltone arriva troppo tardi, il controllo lo dovevano fare prima, attacca Grillo, che parla anche del lavoro della magistratura. Si sta muovendo, ha detto il comico genovese, perché sa che c'è una forza politica importante come noi che non gli va contro. Fascismo moderato, peste rossa, rapina, i toni che usa sono duri, vinceremo noi, conclude Grillo. E poi? Io farò da solo, vado, faccio una gita a Roma. Faccio una gita, mi guardo, vado lì e se qualcuno vuol venire viene, ma di sua iniziativa, io non dico nulla. E chiedere a questo signore, che ormai è un'età venerabile, di spostarsi anche lui a Cesano Boscone, in modo che si tirano sul morale i due signori della grande politica italiana. Domani Beppe Grillo sarà a Cameri per un'altra battaglia, quella sugli F-35.